Amici di Italia Mia, buonasera e benvenuti, bentornati a Mondo Volontario, la trasmissione voluta dal CSV Napoli per presentare il mondo del volontariato di Napoli e della provincia di Napoli. Siamo alla terza puntata, siamo al terzo appuntamento. Le prime due puntate le abbiamo dedicate proprio a parlarvi del CSV Napoli, del Centro di Servizi per il volontariato. Nella prima puntata vi abbiamo raccontato cosa succede a Napoli e in provincia con il CSV Napoli. Nella seconda puntata vi abbiamo invece parlato dell'assemblea del CSV Net, cioè della rete dei CSV d'Italia, che quest'anno si è tenuta proprio qui a Napoli, all'Holiday Inn del centro direzionale. La terza puntata invece è, se mi consentite, quella più importante, perché cominciamo a parlarvi delle associazioni, delle centinaia di associazioni che girano intorno al CSV Napoli. Noi cominciamo da una realtà e da un territorio difficile, perché riteniamo importante cominciare a parlare proprio di questo tipo di situazione. Vi presento subito gli ospiti di questa puntata. C'è Bruno Mazza dell'associazione Un'infanzia da vivere, buonasera. Anna Del Prete della comunità Luigi Del Prete e Arturo Manfra, un volontario della cooperativa, buonasera, sociale Leonardo. Ecco, Bruno, Anna e Arturo, cominciamo subito a darci del tu. Tutte e tre vengono da Caivano, precisamente dal Parco Verde di Caivano, un territorio particolare. Prima ho usato l'aggettivo difficile, forse ho anche sbagliato, perché non c'è niente di facile, non c'è niente di difficile, no, sono territori particolari, territori che hanno bisogno a volte di aiuto, ed è forse proprio per questo che è nata in voi la volontà, la necessità di fare qualche cosa appunto per la vostra area, per il posto dove vivete, ed è forse proprio per questo che sono nate le associazioni, poi anche le cooperative, poi una serie di progetti. Parleremo questa sera proprio di tutto questo e cominciamo proprio da Un'infanzia da vivere. Cominciamo da Bruno. Quando è nata l'associazione Un'infanzia da vivere e perché è nata Un'infanzia da vivere? Nasce nel 2008 dopo una serie di difficoltà che ho avuto io e quindi dopo una serie di osservanze che ho dato uscendo dopo una situazione difficile mia personale. E nasce Un'infanzia da vivere per dare ai bambini quello che non ho avuto io per quando avevo la loro età, quindi nasce per volontà di numerosissime persone del Parco Verde, quindi nasce per dare ai bambini un'alternativa concreta alla strada. Un'infanzia da vivere nasce nel 2008 attraverso il CSV di Napoli, perché è con loro che sono riuscito poi ad avere accessibilità. Ecco, che cosa succede? Succede che a un certo punto tu, che venivi da un territorio dove, come dire, per andare avanti, per vivere, per guadagnarti da vivere, vedevi delle situazioni che non andavano bene, delle situazioni di illegalità, possiamo definirle così, tu ti rendi conto che così non si può andare avanti, che c'è bisogno di un'alternativa. E allora ti poni il problema dell'alternativa e ti dedichi al volontariato, al recupero di queste persone, sì, è così? Sì, sì, Un'infanzia da vivere, vi ho detto, nasce proprio perché, per dare qualcosa ai bambini. Perciò l'hai chiamata Un'infanzia da vivere? Perché l'ho chiamata per dare ai bambini quello che non ho avuto io, quindi per questo nasce Un'infanzia da vivere. Nasce, io ho trascorso quasi 11 anni di carcere, nel 2006 esco e dopo prima 3-4 mesi prima che uscissi perdo mio fratello per droga, e quindi da allora poi, vedendo i bambini fare le mie stesse cose dall'epoca, ho detto qualcosa bisognava fare. La noia lì prende sopravvento su tutti i bambini perché non ci sono infrastrutture, non c'è niente, quindi lì pure se prendi una mazza da terra la vuoi strusciare il muro, oppure con la fionda vuoi rompere il vetro, perché è proprio la noia che ti porta a fare questo. Io ho iniziato pure io da piccolo, all'età di 10-11 anni, a fare i primi passi nella microcriminalità, quindi per noia mi rubavo una macchina per andarmi a fare un giro, quindi le solite cose che si facevano da adolescente. Poi ho trascorso gli anni di carcere, sono uscito e poi è nata questa associazione che sul territorio sta cercando di dare delle alternative concrete. Ecco, mi viene da immaginare che gli inizi non sono stati facili, cioè sì. Uno a un certo punto decise di fondare un'associazione, è vero che il CSV Napoli ti ha dato una mano, però qualche difficoltà l'avrai vissuta, no? Assolutamente, le istituzioni lì sono colluse con i vari sistemi camorra che ci sono nell'area nord, anche sul Parco Verde, lì le istituzioni sono totalmente assenti. Naturalmente ti interrompo per dirti che anche lì non dobbiamo generalizzare, ci sono sicuramente brave persone, così come ci sono persone che, sì, come dire, non poco raccomandabili. Noi siamo 6.000 abitanti al Parco Verde, quindi su 6.000 abitanti l'86%, facendo un dato OCS di Pisa, nel 2010 abbiamo stabilito che l'86% del territorio Parco Verde vorrebbe legalità, vorrebbe infrastrutture. Quindi la volontà è quella. Vorrebbe vivere onestamente, il 14% che vive di illegalità, ma di questo 14%, se noi riusciremo a dare delle alternative concrete, possiamo diminuirlo questo dato. Nel
senso che se tu dai ai bambini un'alternativa concreta alla strada e gli fai osservare delle cose diverse dalla quotidianità, dalle piazze di spaccio, perché lì è l'osservanza è quotidiana, allora quando arrivi all'età adolescenziale tu puoi farti un giro sulla moto con quello o puoi comprarti le scarpe come c'era quello, e il 35% di quei bambini adolescenti, cioè all'età di 16-17 anni, li trovi a far parte, certo, del sistema. Si tratta, cioè, anche di far capire loro che non sono le scarpe le cose importanti della vita. Sì, no? Però lì è l'occhio che vuole, certo, che vuole questo. I bambini non hanno niente. Cioè lì abbiamo delle infrastrutture dall'86 abbandonate. Una di queste è il ritrovo della tossicodipendenza. Adesso ci arriviamo, perché stiamo raccontando gli inizi, però i risultati di oggi sono importanti. Però ci arriviamo, perché tu durante questo tuo percorso hai trovato dei compagni di strada. Cioè, la fortuna delle associazioni è sempre il saper stare assieme, diciamoci la verità, una sola persona non andrebbe da nessuna parte. Ma io proprio ho l'arciscampio. Quelli che stanno vicino a te sono i tuoi compagni di strada. Anna Del Prete invece fa parte della comunità Luigi Del Prete. Ecco, quando nasce questa comunità? E poi parlaci subito di questo progetto che state portando avanti. La comunità è annessa in una cooperativa sociale appunto Luigi Del Prete. Siamo sul territorio di Cardito, però comunque sul tutto il territorio campano. I nostri utenti nella comunità, i nostri utenti sono soprattutto utenti che vengono da un disagio, da un diverso, appunto come lei diceva prima, non dire per ragazzi difficili, ma ragazzi con disagio, perché il territorio è quello che offre, quindi i ragazzi non sono altro che il riflesso, il rispecchio di quello che vivono. E il nostro territorio appunto non è solo il Parco Verde, ma anche Scampia, un po' le zone più a rischio del nostro territorio. I ragazzi che vengono da noi, io dico sempre, finché che stanno nelle comunità, le comunità devono essere i ragazzi devono stare all'interno delle comunità in un tempo veramente minimo, perché se si fa vivere il ragazzo in comunità diventa un ragazzo strutturato, quindi diventa un ragazzo a maggior ragione più a rischio. La comunità deve servire soltanto per dare un input, deve essere un momento di passaggio. Sì, un momento di passaggio deve essere perché la comunità per molti di loro è comoda, fra virgolette. Sì, finché stanno in comunità sono vattati, sì, perché comunque vanno a scuola, vanno in palestra oppure fanno progetti con varie associazioni, con l'associazione di Bruno Mazza nel Parco Verde, ma anche con Libera. I nostri ragazzi vanno sui beni confiscati. Il problema è il dopo, Anna, giusto? Il problema è il dopo, che cosa dare dopo? Molti dei nostri ragazzi che sono usciti purtroppo sono rientrati in quel territorio, e quando rientrano in quel territorio diventano manovalanza, e quindi il nostro progetto, il nostro lavoro all'interno della comunità è quello di dare appunto uno degli strumenti per far sì che questi ragazzi non diventino manovalanza poi del territorio. Uno dei progetti che stiamo attivando all'interno della cooperativa, ma anche grazie all'infanzia da vivere, è il progetto Mani in Arte, è quello di costruire, creare un panificatore dove all'interno di questo panificatore ci sono i ragazzi cosiddetti a rischio, ragazzi che possono imparare, possono formarsi quindi ad avere un mestiere. Il progetto era proprio attivato a formare e a informare i ragazzi che una diversità ci può stare, un'alternativa ci sta, però come diceva Bruno, comunque l'amministrazione del nostro territorio ci ha abbandonato, perché grazie a Padre Maurizio abbiamo avuto già Padre Maurizio Patriciello, sì, del Parco Verde. È vero che è una persona oggi molto conosciuta, sì, però è giusto nominare con nome e cognome. Lui ci ha donato già i forni, Vittorio Terracciano già ci ha realizzato un pochettino tutta la messa in sicurezza, però quello che ci mancano sono i laboratori, già da 3 anni. Cioè i posti dove i ragazzi possono stare, sì, e imparare il mestiere di panificatore. Già anche all'amministrazione di Caivano ce li abbiamo fatti vedere i laboratori, però hanno sempre promesso, ma alla fine non hanno portato mai niente. Quindi questo progetto non parte ancora tecnicamente? Non parte ancora, abbiamo già tutto, ma ci manca la location, mancano i locali che non arrivano ancora. Però mi dicevate che in realtà ci sarebbe un posto dove potrebbero essere ospitati questi progetti. Sì, all'interno del Parco Verde ci sono già dei laboratori, però se l'amministrazione non ci dà l'ok non possiamo attivarci concretamente al progetto, quindi non possiamo andare avanti con Quante sono le persone che stanno intorno alla vostra comunità, diciamo, ospiti? Allora, noi possiamo ospitare 8 minori. La comunità in essere ospita sia ragazzi dell'area penale che l'area amministrativa.
E quante persone invece lavorano con te, diciamo, fra volontari e operatori? Sì, è una bella rete. Su 8 minori abbiamo 10 dipendenti tra operatori ed educatori. Ecco, ti faccio questa domanda perché noi spesso abbiamo raccontato, in queste puntate lo racconteremo ancora, che alla fine la crescita di un'associazione, la grande forza del volontariato è che la crescita è di chi usufruisce dei servizi di un'associazione, ma anche di chi, del volontario stesso, sì. No? In questo senso potete dirlo tutte e tre, diciamo, si cresce anche facendo volontariato, non soltanto. Io sono cresciuto. Noi diciamo sempre fare rete, fare sistema. Sì, esatto. Cioè, anche noi dobbiamo riuscire a fare sistema, come ci riescono i camorristi, anche noi. Anzi, noi. Un sistema positivo, però. Un sistema positivo, perché da soli, come dicevi prima tu, non si va da nessuna parte, ma facendo rete, facendo sistema si può andare avanti, e quello è importante, perché la conoscenza diventa una risorsa, certo. Diventa una risorsa non solo per noi che stiamo sul territorio, ma anche e soprattutto per i nostri ospiti, per i nostri ragazzi che comunque vengono con una valigia vuota, e noi ce la dobbiamo pur riempire questa valigia. Di contenuti, di valori. Sì, di contenuti, di valori, di progetti, perché molti ragazzi, io in questo periodo, in questo momento ho un ragazzo dove è venuto che non andava a scuola, adesso sta al terzo anno di ragioneria e il suo progetto finale è di laurearsi, quindi veramente vuol dire che qualcosa si sta creando in questo ragazzo. Il terzo ospite invece di Mondo Volontaria è uno che ringraziamo particolarmente perché ha voluto venirci a portare anche una sua testimonianza personale, senza nessun problema. Arturo Manfra della Cooperativa Sociale Leonardo, oltre che volontario anche dell'associazione, certo. Un'infanzia da vivere. Arturo mi diceva prima che cominciassimo la puntata che fino a 2 giorni fa era a Milano a cercare di lavorare, adesso è tornato. Ecco, il lavoro, Arturo, come alternativa alla strada, no? Ancora una volta si ripropone il vecchio problema, quello di dare un'alternativa a chi vorrebbe evitare di perdersi nella criminalità, nella delinquenza, è così? Ma certo, questa alternativa che noi abbiamo creato grazie a Bruno Mazza, che ha creato questa cooperativa che si chiama Leonardo, in memoria di Ciro Leonardo, un nostro caro amico che oramai non c'è più, morto sul lavoro, in memoria di questa legalità che noi vogliamo offrire a più ragazzi come me che hanno figli. Tu quanti figli hai? Io ho 3 figli. E quanti anni hai? 28. 28 anni, quindi diciamo, cioè, hai il problema di, come dire, arrivare alla fine del mese, sì, come tutti quanti. Perché una persona quando non c'è niente, uno si sente un po' spaesato, non sa cosa fare, quindi c'è sempre la tentazione di andare nell'illegalità. Però grazie a Bruno Mazza e questa cooperativa che sta creando, che è nata nel 2014, magari ci sarebbe un riscatto sia per me che per altri ragazzi come me che escono dalla situazione di strada. Perché comunque si tratta di un percorso difficile. Vi faccio una domanda, questa la faccio a tutte e tre. Alla fine voi trovate sul vostro territorio persone che magari vi prendono in giro, che vi dicono ma chi ve lo fa fare, ma dove volete arrivare, ma chi vi credete di essere? C'è questa situazione? Cominciamo proprio da Arturo, tu. Sì, ci sono parecchia gente, ma loro non sanno che noi cerchiamo di migliorare per noi e per i nostri figli e per il futuro dei nostri figli soprattutto, perché purtroppo questa generazione qua, diciamo che è un po' persa. È una sfida, no Bruno? Una sfida. Sì, è una sfida, però sono le istituzioni in qualche modo a riderci contro, no? Se non è tanta la gente che vuole vedere e attende dei risultati concreti, ma se le istituzioni in primis non ci rispondono, questa gente riderà sempre di noi. Perché se noi vogliamo contrastare l'illegalità, no, e ci sono magari persone messe lì per gestire la legalità e gli stessi poi vengono arrestati, cioè io cosa insegno al territorio? Che cosa è la legalità quando tu istituzioni non ce la insegni? Perché noi abbiamo tenuto nel 2005 delle forze dell'ordine che invece di fare contrasto all'illegalità la alimentavano. Vabbè, però diciamo su questo, non avendoli presente qui i rappresentanti delle forze dell'ordine, non possiamo fare il dibattito. Diciamo che è difficile il dialogo con le istituzioni. È difficilissimo il dialogo con le istituzioni, perché lì al Parco Verde spendono 600.000 euro all'anno di manutenzione, no? 600.000 euro all'anno di manutenzione che non viene fatta e non viene data ai giovani la possibilità di poter lavorare. Cioè noi, quando entriamo in carcere, allo Stato costiamo 300 euro al giorno.
se tu daresti a quei giovani dal Parco Verde che tu sei stato, che il 40% di essi vive di illegalità, e gli dai un'alternativa concreta al lavoro, tu la diminuisci l'illegalità, diminuisci i carceri, i carabinieri, però se tu non ci dai lavoro, come facciamo a vivere? Anna, tu da quanto tempo ti occupi di sociale, di volontariato? Sociale sono 20 anni. Sono 20 anni. Sì, e in questi 20 anni hai notato un miglioramento o un peggioramento del territorio? No, vedo che comunque gli stessi problemi. Il problema di 20 anni fa di integrare, di mettere un ragazzo all'interno di un lavoro, di un progetto è uguale. Adesso si parla appunto come si parla di legalità, si parla di risorse, si parla di voler fare, però alla fine c'è il nulla. C'è il nulla nel vero senso della parola, cioè il ragazzo viene proiettato nel nulla. Io la mia veramente a volte mi sento male quando un ragazzo che è stato all'interno della mia struttura, quando è uscito poi sta nelle zone di spaccio, sta nelle piazze di spaccio e quindi è ritornato di nuovo a fare quello che faceva prima e alla fine la comunità non è servita a niente. Diventa fallimentare, già lo Stato è fallito perché nel momento in cui ci sono le comunità vuol dire che non è uno Stato che tutela, poi diventa anche la comunità fallimentare, quindi questo ragazzo alla fine siamo noi che ci mettiamo l'arma in mano. Cioè. Però adesso, come dire, per non disegnare tutto in nero, diciamo pure che tanti risultati sono stati raggiunti. Sì, ne parliamo dopo la pubblicità, vi raccontiamo tutti i bei progetti che vengono fatti a Caivano, a Cardito, grazie a loro. Ci vediamo tra pochissimo. Eccoci tornati in studio a Mondo Volontario, stiamo parlando
con gli amici della zona dell'area nord di Napoli, di volontariato, di territorio, delle difficoltà che si incontrano nel fare volontariato. Però sono difficoltà, ma sono anche, come dire, soddisfazioni. Quando, per esempio, un progetto viene approvato, viene finanziato e poi si realizza qualche cosa. Nel caso di Bruno e della sua associazione Un'infanzia da vivere, per esempio, lo sport non quello agonistico, quello che piace a tutti quanti, il calcio, 4 calci al pallone, è diventato protagonista, perché adesso voi avete dei campetti, avete delle prospettive proprio grazie a questo. Sì, sì, no? Noi comunque negli anni siamo riusciti, attraverso molte battaglie, ad avere delle aree in comodato d'uso, dove nel percorso poi abbiamo conosciuto la Fondazione Cannavaro Ferrara, la Farvima, la società di Casandrino, sempre grazie all'avvocato Francesco Liguori, che ci ha permesso comunque di avvicinarci a queste realtà. Siamo riusciti a realizzare il primo campetto di calcio in erbetta sintetica nel Parco Verde, su 6.000 abitanti, per 1.200 bambini, quindi 6 piazze di spaccio, i bambini che osservano questo campetto. È diventato un punto di riferimento fino al 2013, per poi presentare un nuovo progetto a Fondazione Con il Sud, per essere poi approvato un progetto AD 656 del 2014, dove Fondazione Sud ha investito altri 20.000 euro per realizzare un altro campetto di calcio. Quindi noi oggi al centro sportivo, al Parco Verde, abbiamo 2 campetti realizzati, che gestite voi come associazione, che gestiamo noi, e che ci sono circa 130 bambini, ecco, che fanno attività quotidiane. Noi da lunedì al venerdì, dalle 3:30 alle 7, abbiamo il campetto aperto per molti bambini. Per loro quel campetto è il paradiso, il posto. Quel campetto per i bambini è diventato lo Stato San Paolo di Napoli. Cioè, perché loro giocavano tra la strada, tra la finestra, il balcone, il palazzo. Cioè, quel campetto in erbetta sintetica è diventato lo Stato San Paolo reale sul Parco Verde, e permette a tanti bambini di usufruire. Facciamo tornei, ci siamo iscritti a vari campionati, oggi stiamo facendo un campionato con l'Euro Village a Casannuovo, con la categoria 2005-2006, ieri siamo stati ad un evento al Maracanã di Acerra, categoria 2009-2010, abbiamo vinto. Cioè, i risultati i bambini li stanno pure ricevendo. Abbiamo avuto in dono dall'esercito italiano 4 automezzi che tra poco ci permetteranno di portare i bambini, integrandoli su altre realtà della zona dell'area nord. Quindi, perché i nostri bambini stanno sempre lì dentro lì, cioè non hanno integrazione con altri bambini. Ci sono 6 scuole a Parco Verde, non ci sono bambini esterni del parco, quindi i bambini lì parlano solo di quello che osservano all'interno del territorio. Quindi è importante che loro possano vedere anche altro. Quelli sono spugne che osservano. Certo. Allora, questo centro sportivo, grazie a Fondazione Cannavaro Ferrara, alla Farvima di Mirko De Falco, c'è stata l'azienda Emanuele De Vivo che ci ha donato le coperture intorno a questi paletti in acciaio per proteggere i bambini, ci ha regalato 2 gazebi, Confimpresa Campania ha regalato tutta la progettazione sul progetto Parco Verde, gratuitamente, mettendo a disposizione i lavori tecnici, i permessi vari, per avere poi la legalità lì. Abbiamo il contatore dell'acqua, della luce, abbiamo il parroco che ci paga la corrente, cioè Don Maurizio paga la corrente per le attività che facciamo noi, perché il comune neanche quello ha voluto assumersi. Anche la comunità, no? Ha portato dei risultati. Ci sono dei ragazzi che oggi sono inseriti nel mondo del lavoro. Sì, no, sì, ci sono dei ragazzi che già stanno via, che già hanno avuto il rientro in famiglia, che adesso lavorano, chi fa il pizzaiolo, chi è riuscito ad aprire un negozio di articoli sportivi. All'interno della struttura adesso, in questo momento, abbiamo altri 2 ragazzi che inizieranno una formazione con Leroy Marlène, dove avranno anche una borsa lavoro. Borsa lavoro. E a chi poi alla fine di questo periodo di formazione Leroy Marlène se l'assorbirà. Ma i risultati si hanno, se ci danno anche, se c'è un contributo anche dall'esterno, i risultati sicuramente si ottengono. Ma noi come cooperativa, ma assieme anche a Bruno Mazza, siamo veramente, le nostre energie sono nel quotidiano, proprio nel quotidiano, per dare una mano anche alle famiglie. Stiamo organizzando per il 16 dicembre una partita del cuore. Sì, adesso lo diciamo, volevo solo sentire Arturo sull'importanza, appunto, di poter lavorare. A volte uno pensa che i giovani soprattutto non lo vogliono il lavoro, invece volentieri, come dire, farebbero a meno della strada per... Ma certo che faremo a meno della strada, avendo un'altra possibilità, cercando sempre la legalità, che è sempre una cosa migliore sia per noi che per i nostri bambini, per tutto ciò che ci circonda. Quanti anni hanno i figli tuoi?
I miei figli, una c'ha 7 anni, uno 3 anni e un'altra adesso fra un paio di giorni compirà 1 anno. Ah, 1 anno, quindi. Quindi sono piccolini. Sono piccoli. Cercherò sempre. Per loro vedi una prospettiva positiva, se tu dovessi guardarla adesso rispetto a quella che hai vissuto tu. Io spero che sì, nel mio punto di vista spero che di dargli sempre un'altra prospettiva, ovviamente, no? Quello che ho vissuto io e quello che vivono altri miei coetanei. Perché ovviamente c'è un riscatto, sarebbe una cosa fattibile, certo, per tutti. Allora, parliamo appunto negli ultimi 3 minuti li dedichiamo al 16 dicembre, a quello che succederà il 16 dicembre. In questo senso il CSV Napoli vi sta dando una mano, farete una partita, una delle tante iniziative che poi caratterizzano. Il 16 dicembre abbiamo organizzato un evento a Cardito con i ragazzi di Amici di Canale 5, quindi gli angeli della TV saranno presenti a Caivano per fare un evento di solidarietà, dove il nostro obiettivo è di sostenere due problematiche forti del nostro territorio, che abbiamo due problematiche forti di due persone che hanno un tumore, quindi che hanno necessità di cure. L'altro nostro obiettivo è di acquistare attrezzature da permettere alla cooperativa di poter creare lavoro, quindi comprare dei cespugliatoi, comprare le pale, le scope, comprare l'impastatrice per il progetto Mani in Arte, quindi creare proprio delle alternative, quindi sensibilizzare il territorio, dove anche il centro servizio del volontariato ci ha dato il patrocino morale, come lo ha fatto anche il comune di Caivano, il sindaco Monopoli, come l'ha fatto il sindaco di Cardito. Però lì serve la gente che deve rispondere queste problematiche. Noi segnatevi questa data perché è importante. Dove si terrà questo? Si terrà a Cardito, allo stadio di Cardito, su Caivano, il Toro Papa. Quindi questa è la cosa. Ecco, no, sembrano momenti, diciamo, estemporanei, invece hanno una forte importanza, certo, no? Un grosso valore. Diciamo, è la possibilità, diciamo, di lasciare un messaggio, no? Ma positivo. Ma sempre in questi eventi che si danno dei messaggi, si danno delle speranze, no? Delle speranze di che qualcosa possa cambiare. Appunto, come dicevamo, per questa partita daremo un sostegno forte a delle famiglie che hanno la difficoltà di portare, di curare la propria famiglia, cioè di curare i propri familiari. Abbiamo una persona, una di queste famiglie, che hanno nemmeno la possibilità di mettere la benzina e di arrivare all'ospedale per fare la chemio, e quindi si sta veramente arrivando all'assurdo. Noi nel nostro piccolo vogliamo essere quella goccia nell'oceano per dare veramente un sorriso, almeno in questa occasione. Va bene, l'area comunicazione, questa è una promessa che faccio, del CSV Napoli si occuperà. Volevo dire solo una cosa, dimmi. Che noi, grazie alla Fondazione Banco di Napoli, noi siamo riusciti ad avere 7.500 euro e abbiamo comprato dei kit ai bambini. Quindi ringraziamo la Fondazione Banco di Napoli, ringraziamo Lucia Fortini, che è l'assessore alle politiche sociali regionale, che ci hanno permesso di avere delle visite mediche gratis, i kit per i bambini. Quindi si sta muovendo qualcosa intorno a noi, però le istituzioni devono aiutarci. Vabbè, noi, come dire, ce la mettiamo tutta, diciamo, anche come CSV Napoli. Intanto io vi ringrazio, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio ancora una volta i nostri ospiti, Bruno Mazza dell'Associazione Infanzia da Vivere, Arturo Manfra della cooperativa Leonardo e Anna Del Prete della comunità Luigi Del Prete. Grazie ancora, grazie a voi, ci vediamo martedì prossimo. Mondo Volontario finisce qui, buonasera.